Scoperti 5 lavoratori in nero e accertate violazioni in materia di sicurezza nel lavoro durante controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Enna nel settore edile. Sono state irrogate ammende penali per circa 168.000 euro e sanzioni amministrative per circa 57.000 euro. 9 persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Enna, 6 le sospensioni di attività imprenditoriale. Sono Carmelinda Cipolla, Vincenzo Spoto e Gaetano Pastro i nuovi coordinatori delle professioni sanitarie per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna della CISL FP. Le nomine giunte al termine del percorso congressuale sono state ufficializzate nei giorni scorsi. Per scongiurare l'ennesimo attentato al nostro tessuto economico e sociale serve adesso l'aiuto di tutti i cittadini. Così Giuseppe Seminara, segretario del circolo PD di Enna Milena Rutella, in merito alla vicenda relativa alla stazione ferroviaria Enna Nuova. È arrivato il momento di farsi sentire, spiega Seminara, di portare nelle strade una battaglia che fino a oggi è rimasta confinata ai palazzi amministrativi. Ora come non mai è necessario che l'intera cittadinanza e le forze sociali e civili di questo territorio si mobilitino per una battaglia che è decisiva per questa terra. Per questo motivo, prosegue Seminara, riteniamo opportuno lanciare un appello per la costituzione di un comitato aperto, democratico e plurale, il Comitato Collega Enna. Un appello sentito nella speranza che associazioni, sindacati, forze sociali e semplici cittadini rispondano e si mobilitino per il bene comune. Covid, nella settimana dal 6 al 12 giugno si è registrata in provincia di Enna un'incidenza di 304 nuovi casi su 100.000 abitanti, più 59% rispetto alla settimana precedente. I ricoveri sono stati complessivamente 26, di cui 2 in terapia intensiva, ospedalizzazione al 2,91%. Il rapporto che legava i siciliani alle anime del purgatorio se ne parlerà domani alle ore 18 all'ex convento dei Cappuccini con l'antropologo Dario Piombino Mascali. L'incontro, che si inserisce nelle giornate europee dell'archeologia, è organizzato dal Comitato di Enna della società Dante Alighieri. A seguire è prevista una visita alla chiesa dei Cappuccini a cura di Bottega Culturale. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento di carta e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta della carta, nel pomeriggio la raccolta di umido, plastica e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.